Vi leggo il titolo del Matteo di Puglia Basilicata, che è molto polemico: il comico che farà piangere il mondo. Le provocazioni di Zelensky marciano allo stesso passo della follia di Putin. Il premier Ukraina ora invoca la no-fly zone della NATO, Lavrov rievoca l'atomica, l'Europa invece di farsi coinvolgere si adoperi per negoziare direttamente con Putin se vuole evitare di ritrovarsi la guerra in casa. E allora una domanda molto diretta, direttore, ovvero abbiamo fatto bene a fare quello che abbiamo fatto ieri con quel voto in Parlamento, a tuo giudizio? Io credo che il voto in Parlamento ieri sia stato un voto di grande responsabilità nazionale. Tra l'altro segnalo che il voto alla Camera è stato unanime, cosa che non accade quasi mai, e pressoché unanime al Senato, una cosa differente. Beh, insomma, il Paese si è riunito senza distinzioni, a parte qualche caso isolato, sul fatto che siamo di fronte ad un attacco ingiustificato, inaccettabile, ad un paese sovrano ed una minaccia a quelli che sono i fondamenti di libertà e dei diritti dell'Unione Europea. Di non coinvolgere ovviamente i paesi che forniscono queste armi, questi sostegni, tra l'altro con una base giuridica che sta dentro l'ONU. Ovviamente però hanno il problema non piccolo di non consegnarlo a casa loro, perché sennò sarebbe una sorta di coinvolgimento nella guerra diretta, insomma, quindi passerà attraverso la Anche loro e se inevitabilmente no, passerà attraverso quelli che governano il mercato, del tutto detestabile, ma esistente delle armi, che anche vediamo se che contratto saranno coinvolte. indipendentemente da come verranno trasferite queste armi dalla comunità internazionale, 2 giorni fa la nota ufficiale del Ministero degli Esteri russo è stata molto minacciosa, no? Nei nostri confronti. Tra l'altro, meno male che si diceva che Lavrov era una delle colombe dell'amministrazione di Putin, e cioè che saremmo stati tutti ritenuti responsabili qualora quelle armi poi avessero provocato un danno diretto ai soldati Sì, russi.